Ciao amici di Made in Vino, siamo qui sempre con l'amico Cristian. Ciao, buongiorno, ciao. E oggi per voi, per l'abbonamento della Dolce Vita di aprile, abbiamo un vino favoloso. Tenuto Ornellaia, Le Volte 2010. Qui siamo nel Gotha del vino toscano. È un vino da 13,5 gradi, classico taglio bordolese con Merlot, Cabernet e Sangiovese. Perfetto, andiamo subito a vedere, a conoscere, mamma, un bel rosso rubino intenso, fitto, impenetrabile direi. Sì. E anche consistente. Beh, 13, bella consistenza. 13,5 gradi si fanno vedere tutti, esatto. Tutti nel bicchiere. Oh, che meraviglia. Beh, l'erbaccio del Cabernet lo si avverte, lo si sì. Avverte subito al naso, poi ai classici frutti rossi, sotto spinto, c'è questa nota di pepe che sì. Lo rende molto molto piacevole. Pepe bianco direi, pepe bianco, pepe elegante. Un po' più gentile, sì, esatto. Mentre in bocca, adesso sentiamo il gusto. Ah, che meraviglia. Beh, direi che ha un tannino che si sente, che dà l'idea di un vino longevo. Questo vino lo potete mettere anche in cantina, esatto. Serenamente. Sì. E direi anche che ha un buon utilizzo del legno, però un vino che c'è, imponente, eh? Bello imponente. Teniamo conto che è il terzo vino di Ornellaia, quindi praticamente è il suo prodotto base. Bellissimo. Abbiamo azienda favolosa, oh. Insomma. Come lo serviamo? 14-16 gradi. 14 gradi, sì. Lo trattiamo sì, già come un rosso importante, anche se è il prodotto di partenza. Cinta senese, quindi un bel prosciuttino. Per stare in tema con la Toscana. Quindi lo abbiniamo te dici con un bel prosciutto di cinta senese. Sì, un po' di carne, mi richiama la carne. Una bella, visto il tema della Toscana, una bella fiorentina al sangue e sale grosso. Perfettissimo. Ragazzi e signori, amici di vino, cin! Ciao.